50.000 accessi al sito, 60.000 persone raggiunte attraverso i social e oltre 1.000 nuovi like sulla pagina Facebook. Numeri davvero enormi, ottenuti proprio nell'anno più complicato. C'è aria di soddisfazione alla luce dei dati della Digital Edition del Natale che non ti aspetti, coordinata dalle Proloco di Pesaro Urbino e promossa insieme alla Regione Marche, alla provincia stessa e in collaborazione con la Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord. Tante le idee messe in campo dall'8 dicembre al 6 gennaio, da Rosso Speranza, l'evento di apertura che ha illuminato di rosso 25 comuni della provincia, fino al Babbo Natale digitale in diretta social dalla sua casetta, senza dimenticare le iniziative enogastronomiche e quelle finalizzate alla promozione del commercio locale. In sole 4 settimane sono stati dunque più di 110.000 gli utenti totali che hanno seguito gli appuntamenti online da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia e persino dagli Emirati Arabi. Grande attenzione anche da parte delle TV nazionali, ben 30 i servizi realizzati, con la Befana di Urbania sempre particolarmente gettonata. Quindi un anno complicato, però con dei grandissimi numeri. Numeri inaspettati, 110.000 contatti, non ce li aspettavamo, insomma un grande risultato per il Natale che non ti aspetti. Oggi in conferenza stampa la presenza della Regione Marche, la presenza del Comune, dell'assessore al turismo del Comune, del Proloco delle Marche, che confermano e che tutti a gran voce chiediamo l'appoggio della Regione Marche per questo progetto. È un progetto straordinario che ha visto la realizzazione della edizione digitale del Natale che non ti aspetti, dove siamo partiti con l'albero di Mondolfo a chiusura con la Befana di Urbania, uno straordinario successo che sinceramente non ci aspettavamo. E tutto questo è dovuto grazie al grande lavoro dei tanti volontari che si sono dati da fare, che si sono impegnati sul territorio, e questa è la dimostrazione dell'importanza del volontariato e delle Proloco nella nostra regione Marche, nella nostra provincia. Questo qui è l'anno in cui l'essere in rete si è dimostrata veramente la carta vincente. Ma quest'anno bisognava essere resilienti, cioè cercare di mantenere l'attenzione sui propri progetti e fare in modo che anche a livello nazionale comunque continuiamo ad essere recepiti. Il progetto del Natale che non ti aspetti è un progetto che è cresciuto tantissimo in questi anni, che ha dato la possibilità alle città e ai borghi di investire e far sì che tutto questo risplendesse a livello nazionale. Quindi un progetto ben riuscito e ben concepito. Ecco, quest'anno ovviamente non si potevano portare persone nei borghi, non si potevano fare determinate attività, ma c'è stata un'intelligenza, quella di utilizzare il digitale per cercare di mantenere l'attenzione sul progetto, far sì che il prossimo anno, quando ripartiremo e dobbiamo ripartire subito forte, insomma le persone abbiano in mente già che questo progetto non si è mai fermato. E quindi devo fare veramente un plauso all'Umpli provinciale, ma a tutte le Proloco che si stanno dedicando alla valorizzazione delle città, dei borghi e di tutto il nostro territorio provinciale. Come regione abbiamo deciso di contribuire a questa importante iniziativa perché rappresenta una continuità con il passato nonostante il Covid. Io ci tengo a ringraziare tutti i volontari, tutte le Proloco e la Proloco di Pesaro Urbino, il presidente Damiano Bartocetti, perché hanno fatto un lavoro straordinario nonostante il Covid. Mi auguro il prossimo anno di tornare in presenza e naturalmente di contribuire il contributo, passatemi il termine, però con un contributo anche costante negli anni, in modo tale che si riesca anche a programmare meglio l'attività di tutte le singole Proloco.